ripartono 100 metri alla chiusura delle ali. Di nuovo in errore Ermione Leone. Sbaglia Excalibur, sbaglia Enea Di Casei. Euforia di Harry, come una scheggia, prende l'iniziativa nei confronti di Erina del Ronco. Si vanno delineando le posizioni, il favorito Easy Winner Count è in ottava, nona posizione. Primi 200 metri in 15 e mezzo. Ergo dalla seconda fila filtra ed assume l'iniziativa, ottiene il via libera da Euforia di Harry. Quarto iniziale in 30. Ergo, Euforia di Harry e Rina del Ronco formano il treno interno. Avanza in terza ruota Easy Winner Cant, l'errore di Rina del Ronco. 600 metri ultimati in 45, va per sfondare Easy Winner Cant, impegna Ergo e poi si adegua ai suoi fianchi. Uno scambio ha costretto Antonio Simioli a prendere un po' in mano e adeguarsi ai lati di Ergo. Lo seguono Euforia di Harry ed Esimio Luis. 600 metri in un minuto, 800 in un minuto e pochi spiccioli. Il gruppetto di testa seguito da Emporio MC. Chilometro in 1,16, sta passando Easy Winner Canti, inseguito da Esimio Luis. Si fa notare anche Enea di Biel in terza ruota. Tre quarti di miglio ultimati in 1,31 scarsi. Aumenta il vantaggio di Easy Winner Cant pur con meccanica perfettibile. Il galoppo di Easy Winner Cant. Ingresso in retta d'arrivo. Emporio MC e Enea di Biel a contendersi il successo. Enea di Biel sta passando, Enea di Biel, capolavoro di Ernesto Piperno e Manuel Limongelli, successo di Enea di Biel, secondo posto per Emporio MC, terzo posto per Esimio Luis e quarto posto per Eolo Petral, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,15 e mezzo per il portacolori del signor Luigi Iannella. Michele Di Maro al training e Manuel Limongelli interprete in questo caso superlativo.